Bella a tutti ragazzi, rieccoci qua su Shine Games con un nuovo video. Siamo su una survival map. Questa survival map si chiama Captive Minecraft. Diciamo, è una survival map un po' diversa. Come potete vedere dallo schermo, vediamo questa barriera intorno a noi che si apre e gira. Un effetto ottico sorprendente. Noi muovendoci non possiamo fare niente. Vabbè, possiamo rompere la roba sopra di noi. Non possiamo rompere l'albero, non possiamo rompere niente. C'è un zombie, sta pure avvicinando. Basteso. Prendi fuoco, stronzo. Questa survival map funziona solamente nella 1.8. Perché? Perché nella 1.8 hanno aggiunto questa specie di barriera. Così nelle Hunger Games, nei server, eccetera, invece di fare le barriere di vetro, si mette una barriera come questa, che è anche figa da vedere. Guarda che figata come si muove. E praticamente, oppure dello zombie, e praticamente cioè, la barriera non possiamo sorpassarla. Questa custom map su cosa è incentrata del survival? Noi, completando gli achievements, questa barriera si allarga di mezzo blocco. Adesso vi faccio vedere. Noi schiacciamo l'inventario. Chiudiamo l'inventario, vedete? Captive Minecraft. Skrillecraft ha aumentato il bordo del mondo con l'achievement apri l'inventario. Vedete? Adesso è rosso qua intorno perché noi siamo fuori per metà dal bordo. Perché, come ho detto, il bordo è a metà, ma noi ovviamente non possiamo fermarci qua a metà e quindi ci ferma dopo. Però la roba a metà di questo bordo possiamo prenderla come il legno. E un altro achievement, Jetting Wood, e quindi si allarga sempre di più la barriera. Come vedete, ora vedete, quando è verde si allarga e poi diventa blu. Se sto zombie devo ammazzarlo. Magari mi droppa... No, stronzo, no, non devo morire subito. Culo. Ho fatto pure un achievement, come avete visto, è spawnata una vacca. Ebbene sì, noi quando completiamo gli achievements, il creatore di questa survival map, chiamiamola così survival perché comunque survival è un survival, noi dobbiamo sopravvivere, è un po' ristretto. Facendo gli achievements, oltre a allargarsi il mondo, magari ci dà anche degli animali. In questo caso ci ha dato una bellissima vacca. Guardate che bella. Gli daremo un nome poi. E poi ci sono delle ceste da arrivare a prendere. Mi sembra che ce ne sia una anche. Eccola lì. Con tutti gli achievements. Quindi noi schiacciamo ESC e vediamo gli achievements dove sono. Noi abbiamo iniziato da qua. E pian piano ci avviciniamo. Abbiamo fatto Monster Hunter, che non so dove sia. Però va bene. Ora andiamo a fare una crafting table. Prendiamo questo, facciamo così. E zacchete. Crafting table. E si allarga il mondo. Spettacolo. Sta mappa. Diciamo c'è questa mappa. Poi c'è la versione 2 e la versione 3. Ovvero sono sempre più difficili. Perché qua è facile. Noi siamo qui e nient'altro. È molto semplice. Ma nelle mappe future, per esempio, dobbiamo fare dei piccoli parkour per arrivare in delle zone. Questo in alto, aspettate. Blocco un attimo. In cima c'è il Nether di lì a destra. E qua c'è un'altra isoletta e basta. Il Nether, boh, c'è il Nether, e basta. Ok, adesso speriamo che ci droppi qualche saplings, dato che ci servono, siamo fregati. Oh, eccolo lì, grandissimi. Dammi saplings, stronzo. Eccolo lì. Ok. Poi scavando, possiamo scavare in alto e in basso, di lato ovviamente no. Noi scavando in basso troviamo delle caverne anche, dei minerali, quindi è una cosa dopo l'altra si va avanti. Questo blocco non possiamo romperlo, mi pare, perché il nostro spawn... L'ho rotto. Ah, vabbè, possiamo romperlo invece. Possiamo romperlo. Però lì sapete che è il nostro spawn. Aspettate, voglio incastrare questa vacca, quindi... Ok, ho bloccato tutto. Ah, il nostro spawn è qua. Vabbè, noi posizioniamo una crafting table qua giù. Un altro sapling. Che tre saplings, ragazzi, siamo fortunati. Gli achievements me li ricordo tutti, quindi li guardiamo. Dobbiamo fare un piccone, una spada e una zappa. Li facciamo subito in fretta, così, come dire, abbiamo subito gli achievements avanzati. Un piccone. Una zappa. E abbiamo detto una spada in legno. Avete visto? Abbiamo fatto tre bellissimi achievements. E il mondo si sta allargando sempre di più. Rompiamo l'erba, ci prendiamo... Guarda che sono spawnati due polli. Occhio a non colpire la vacca.
Al prossimo, no, fra 2 chiamments sblocchiamo la chest. Allora, adesso cosa farò? Un survival, quindi continuiamo a giocare survival. Bene, bene, mettiamo degli alberi qua. Levati, pollo del cacchio. L'acqua è lì. Allora, mettiamo un albero qua. E però dobbiamo farlo crescere, deve crescere. Non farlo crescere. Dovrà crescere. Non scappate, eh. 3 polli, non 2, ben 3 polli. Grandissima cosa. Ora vorrei farmi. Non ho più legna, però voglio farmi una botola io. Non mi ricordo come si fanno le botole. Sono veramente un grande. Vabbè, farò una botola poi. Forse è così. Vabbè. Perché? Perché voglio scavare giù in profondità, ma non voglio far andare dentro gli animali. Questi cretini poi vanno lì dentro e non escono più fuori, non posso fare la farm. Tra virgolette, di cibo. Detto che anche il cibo ci serve. Quindi vabbè, noi per ora cosa facciamo? Dammi sa anche sta erba. Scaviamo qua, dai, che non c'è nessuno. Blocchiamo, non vedo niente. Aspettate, però così non si vede niente. Torno indietro. Allora, pensiamo un attimo. Vabbè, facciamo una chiemenza intanto, vediamo. No, dov'è? Dobbiamo fare del pane, questo vabbè. Tra un po'. Fare un piccone in pietra, possiamo farlo subito, e una fornace. Quindi aumentiamo di 2, prendiamo la cesta. Sì, andiamo sotto. Ragazzi, devo andare al buio, perché non voglio che gli animali cadano dentro. Si vede poco, ma io ci vedo. Voi non so se vedete. Scusatemi un attimo, però gli animali che cadono dentro sono fottuto, perché poi tirarli fuori è un'impresa, una vera impresa. Abbiamo 3. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce ne servono. Quindi 8, 11. 11 pezzi, facciamo 2 bellissimi achievements, così prendiamo la cesta, vediamo cosa c'è dentro. Ottimo, ottimo, ottimo. È una grandissima cosa. Questa mappa è veramente bella. Provatela anche voi. Cercate su internet proprio Captive Minecraft. Dov'era? Questo rumore è perché c'è sempre il vento. A casa mia c'è il vento. Sono 4 giorni che c'è il vento qua. Cosa impressionante. Ha nevicato e poi c'è il vento. Vabbè. Noi pensiamo al nostro piccone in pietra e alla nostra fornace. No, dove sei? Vieni qua, te. Eccola qua, eccola chest, eccola qua. Oh, siamo pronti a vedere cosa c'è dentro? Oro? Una patata avvelenata? Ma che schifo! A che ci serve a noi dell'oro e una patata avvelenata? Con l'oro possiamo fare delle mele. O possiamo fare un piccone d'oro. Certo, però, vabbè. Schifezze. Posiamo tutta roba che prendiamo qua dentro, va. La fornace però no. Magari la metto di fianco qua. Ah, un maiale! Con questi 2 achievements è venuto fuori un maiale. Siamo scesi di qua. Qua l'acqua dov'è? Perché da coltivare, ragazzi, l'acqua. Allora, l'acqua è lì, quindi una cesta là sotto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Forse ce la faccio, eh. Forse ce la facciamo a coltivare qualcosina. Perché? 1, 2, 3, 4. Sì, ragazzi, siamo dentro i 3 blocchi. Possiamo iniziare già a coltivare. Stronza la gallina. Avevamo appena fatto lo spazio di coltivazione. La gallina ci ha demolito tutto. Volevo fare un piccolo recinto per sti polli. Ok, perfetto. Stiamo già coltivando del grano. E in 8 minuti abbiamo fatto un bel po' di roba già. Ci servirebbero degli scheletri. Vabbè, per far crescere in fretta un albero, magari. Non importa, vediamo i prossimi achievements. Allora, la zappa l'abbiamo fatto, quello l'abbiamo fatto. Ci serve del ferro. Una spada. Monster Hunter l'abbiamo già fatto. E devo ammazzare una vacca. Però vacche ce n'è soltanto 2, quindi non penso sia il caso di ucciderle. Beh, aspetta, che facciamo? Allora, noi facciamo un buco dove c'è sto pollo. Ok, portiamo gli altri polli, iniziamo a far riprodurre i polli. Così. No, fermati, fermati. Pollastro. Vai dentro. Vai. Bravo. Qua è per gli altri animali, meglio non fargli andare lì. Gli altri polli dove sono? Guardali qua. Dai, spostati. Ma che stronza sta vacca, guarda come salta lì sopra. Figlia di troia. Ma io quasi quasi le ammazzo. Pensate un po' voi.
Mi rovina tutto il raccolto. Guardate che cane di zucchero lì. Dai, ma vai dentro! Madonna, sti polli che mi fanno incazzare. Vabbè. Lasciamoli stare, va. Per le vacche è la stessa cosa, però non lì. Lì c'è una cosa da coltivare, non posso metterli lì. Vabbè. Vabbè, ragazzi, non importa, non importa. Non dovevo fare tutta la legna perché ci serviva del carbone. Se no non vediamo niente sotto in profondità. Qui bisogna aspettare che cresca un albero. Nel frattempo, guardate che figa sta roba. Allora, nel frattempo vediamo. Allora, qua prendiamo un altro di quelli. A me piacciono le cose fatte bene e qua sistemiamo così. Dov'è? Vieni qua. Così. Oh, eccolo qua il pollo. Vai dentro, stronzo. Olè, grandioso, grandioso, ragazzi. Abbiamo tre polli incastrati là dentro. Adesso vediamo di darli da mangiare, questi poveracci. Ma non ho solo uno di seme. E i semi ci servono qua, quindi niente mangiare per i polli, mi dispiace. La prossima volta. Ok, i polli sono bloccati per ora. Se farò una chiamenz mi devo ricordare di... No, vabbè, intorno non ci passa. Diventa notte, ho paura, perché arrivano i mob. I mob arrivano. Quindi... c'è un coniglietto. Vieni qua, coniglietto. Vieni qua, da paparino, dai. Ah, già non possono entrare gli animali esterni. Cazzo. Peccato, entrano con coniglietto, facciamo la farm di conigli. Vabbè, cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo della dirt. Ok, dato che sono uno preciso, mi piace fare le cose bene. Del 5 di legno, uno stick e 3 di cobblestone. Sapete che vi dico? Io vado a scavare sotto, mentre è notte, scavo un po', dato che è buio, non vedo niente, taglio il video e così tanto qua il grano cresce. Rieccoci qua ragazzi, dopo neanche un minuto di scavo ho già dato il carbone, ho trovato. Quindi lo raccogliamo subito, così andiamo a fare delle luci sopra per gli alberi, così crescono più in fretta. Guardate qua quanto carbone, quanto. Non è tanto, però ci accontentiamo noi. Ci accontentiamo di poco. Eccolo qua. Perfetto, 7. Raccogliere un po' di più, dai. Ci serve per le torce, qualche torcia. E per cuocere poi la roba. Poi vabbè, una volta che abbiamo un po' di legno, si fa in fretta a cuocere tutto. Allora, torniamo su. Ero salito più o meno di qua una volta. Dov'è? Non vedo più niente. Ah, ok. Rischio per la vacca. Facciamoci subito, dov'è? Dammi questo. Ci facciamo subito 4 torce. Una, due, tre e 4. Perfetto, così siamo illuminati e non spawnano mob qua dentro. Poi, io ho sto vizio di ammazzare gli animali. Se... Mi viene sempre voglia di dare un pugno al maiale. Non so voi, ma c'ho sto vizio. Poi adesso prendiamo legno, facciamo due bastoncini e facciamo altre torce. Ne facciamo 8, dai. E stavolta torniamo sotto, sperando che crescano sti alberelli. Torniamo sotto, dove erano saliti più o meno di qua. Uno, due. Scaviamo un po' a destra, un po' a sinistra. Ok, ben trovato. Eccoci qua. Come vedete non ho scavato molto per trovare il carbone, ho avuto tanta fortuna. Solo quello, meno male. La fortuna non manca mai ed è importante. Ah, c'è un altro carbone, non l'ho visto. C'era altro. Ok. Procediamo a scavare in profondità, no? Noi continuiamo a scendere. Sento dei pipistrelli, quindi magari c'è una caverna qua sotto, no? Ottima cosa, ottima cosa. Ghiaia, per un acciarino. Sento uno zombie. Ciò vuol dire che c'è un'altra caverna. Uno spider, no, gli spider non mi piacciono. I ragni no, tutto ma non i ragni. Perché i ragni sono pericolo. Ho paura. C'è acqua, ragni, zombie, scheletri, galline. E le galline sono pericolose. Le galline con sopra i zombie sono pericolose. Cosa pensate delle galline? Le galline sono tutte richiuse sopra, non fanno paura a nessuno quelle stronzette. Però mi fanno paura tutti questi rumori che sento. Ah, uno scheletro sta anche morendo da solo. Piccolo spazio di lag. No, l'Enderman no. L'Enderman. Stanno facendo un'orgia qua sotto, cazzo. Sono tutti mob possibili e inimmaginabili. Ho paura veramente, ragazzi.
Me li sento intorno, me li sento ovunque. Sento zombie e mob ovunque, ragazzi. Una paura fottuta. Non come su Outlast. Altro carbone. Eccoli! Uno slime anche. Cioè, ragazzi, c'è l'orgia dei mob. Tutti i mob presenti nel gioco sono qua. Vabbè, abbiamo altro carbone noi. Ottimo. Sì, voi continuate a divertirvi senza di me. Io arriverò più tardi. E faremo una bella festa più tardi. Sapete che festa. No. Oh, ferro! Ferro, sì, ci serve, cazzo, del ferro. Ottimo, ottimo. Facciamo così, prendiamo del ferro e torniamo in superficie. Abbiamo ferro per farci un piccone di ferro. Ma no, ma seriamente? No! Ho preso due di ferro, cazzo, devo farmi un altro piccone in pietra. Proviamo a vedere qua dietro cosa c'è. Voglio farvelo scoprire anche a voi. Porca troia! Guardate lì quanta roba c'è. Ok, noi ce ne torniamo sopra, tranquilli, tranzolli, dalle nostre amate animali. Adesso arriviamo su e c'è il delirio anche sopra perché è notte. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Sento sempre i miei amati polli. Non cadere! Che sta vacca è sempre a rischio. Gli alberi, niente, non sono cresciuti. Fate proprio schifo, alberi di merda. Non mettiamo il ferro a cuocere, facciamo un piccone e bom. Bene ragazzi, col primo episodio di Captive Minecraft è tutto. Scaricate questa mappa, provatela, testatela. Non superate i pezzi che vado io. Mi farfuglio sempre con le parole. Voglio dire 10.000 cose insieme e non ne dico neanche mezza. Non fatela e non spoileratemi niente. Cioè, fatela ma non spoileratemi niente. Che io questa mappa non l'ho mai giocata. L'ho vista, mi è piaciuta. E da come è fatta, ho visto il video di YouTube di questo team che l'ha costruita e la provo in diretta con voi, quindi. Oh, l'albero! Bene, finiamo col botto, ragazzi. Ci vediamo col secondo episodio dove abbiamo un casino di roba da fare. Ciao a tutti, ragazzi. Lasciate sempre un like qua su YouTube e anche sulla pagina Facebook. Bella a tutti!